Prima di cominciare ci tenevo a ringraziare di cuore la casa editrice Tata iLab che ha deciso di omaggiarmi dei fumetti di cui parlerò in questo video. Sigla! Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Vi è mai successo di aver letto un fumetto che vi è piaciuto molto, ma quando avete provato a introdurre la trama a un vostro amico per provare a invogliarlo a leggerlo, vi siete resi conto che le vostre parole non riescono a rendere giustizia a ciò che è il vero appeal dell'opera? Ad esempio, se io vi dicessi 5 amiche videogiocatrici si addormentano durante l'aggiornamento che dura 10 ore del loro GDR preferito e al risveglio si rendono conto che la patch ha sovrascritto la realtà, portando elementi del gioco che solo loro possono vedere nel mondo reale. Questa è la trama di GG, fumetto di Ilaria Gelli e Giacomo Masi, edito da Tata iLab. E spiegata così sembra poco interessante effettivamente. Qualcuno che la sente per la prima volta potrebbe dire: wow, videogioco e realtà che si mischiano, yeah, concept originale, non l'abbiamo mai visto nei fumetti, no, mai. GG però è la prova vivente che anche partendo da un'idea semplice si può ottenere un gran bel fumetto attraverso un'ottima realizzazione. E sto parlando in particolare di tre cose. Prima di tutto, i personaggi. Le cinque ragazze sono immediatamente uniche e riconoscibili. Ti affezioni a loro in tempo zero e ciascuna ha un'ottima caratterizzazione. E non è una cosa scontata, è facile cadere nel macchiettismo quando in un fumetto vengono introdotti molti personaggi contemporaneamente. Ma quest'opera non lo fa, presentandoci protagoniste con cui è facile empatizzare e che ci fanno già da subito interessare a che cosa gli succederà. Il secondo motivo è il ritmo della narrazione. È uno dei fattori che più ho apprezzato perché è gestito alla perfezione, privo di momenti morti ma che riesce anche a dedicare il giusto tempo ad ogni scena. Se seguite il mio canale poi conoscerete bene il mio amore per i siparietti comici all'interno dei fumetti e devo dire che GG mi ha fatto ridere di gusto in più di un'occasione. Il terzo punto sono ovviamente i disegni e i colori di Ilaria Gelli. Li ho adorati, mangosi e coloratissimi, che rendono alla perfezione l'atmosfera comica e scanzonata del fumetto, ma che all'occorrenza riescono anche a offrire scene d'azione e di combattimento chiare e coinvolgenti. Sono questi i tre fattori che distinguono GG dal resto della massa e lo rendono un fumetto consigliatissimo. Un'opera Tata iLab che invece inizialmente mi aveva fatto storcere un po' il naso è Anima di Chiara Zuliani. Il protagonista è Marco, uno studente universitario che, a causa dei suoi mancati successi nello studio, la sua carenza di amici e l'aver spezzato il cuore a una certa ragazza, soffre di depressione, una bassissima autostima e un forte senso di colpa. Una sera, tornando a casa, il ragazzo entra in contatto con due agenti di un'organizzazione chiamata Sistema, intenzionate a rapirlo dopo che dalla sua anima è uscito un gigantesco demone nero. Viene però salvato in extremis da una ragazza di nome Anima che gli recide l'ombra e lo porta in un mondo fantasy popolato da demoni buoni in cui avranno inizio le sue avventure. A questo punto devo ammettere che il fumetto mi aveva un po' perso, perché non sopporto quelle opere in cui un personaggio pieno di problemi viene portato in un mondo alternativo in cui può dimenticare i suoi guai e reinventarsi, essendo io dell'idea che i problemi vanno affrontati. Per fortuna questo fumetto la pensa come me. Questa avventura infatti per il protagonista non sarà un'evasione, ma un pretesto per affrontare i propri demoni, metaforicamente ma anche letteralmente. Il tema del fumetto infatti è proprio questo: affrontare sempre le difficoltà della vita nonostante tutto, perché i problemi non si risolveranno mai da soli, ma se vengono ignorati continueranno a crescere finché non ci divoreranno. Un'opera che ha rotto un sacco di cliché, stravolto le mie prime impressioni e mi ha colpito nel profondo, quindi anche questo è consigliatissimo. L'ultima opera di cui vi vorrei parlare in questo video è Deva di Martina Batelli ed è anche quella che mi è piaciuta di più. Una storia che parla di uomini e di dei, di regni in guerra, di poteri e di misteri. Vi sembra che abbia detto qualcosa di generico? L'ho fatto apposta perché la trama è così complessa e interessante che non voglio dirvi di più apposta per non rovinarvi la sorpresa della lettura, ma proprio neanche una pagina. Oltre a una trama interessantissima che ti tiene con gli occhi attaccati alle pagine finché non hai finito il volume, questo fumetto ha anche personaggi caratterizzati dannatamente bene, ciascuno con un approfondimento psicologico curatissimo che li rende tutti credibili e tridimensionali. Anche parlare dei disegni è alquanto inutile, basta infatti aprire il volume a una pagina qualsiasi per rendersi conto di quanto essi siano precisi e curati in ogni minimo dettaglio. La cosa che più mi ha colpito sono le ambientazioni, che sì, sono bellissime ed ispirate e riescono a dare un carattere particolare ad ogni luogo, ma a differenza di molte altre opere che ho letto riescono a trovare quel perfetto bilanciamento in cui non sono anonime ma nemmeno rubano la scena a ciò che sta succedendo al loro interno. Quindi, che dire, ormai l'avrete capito tutti, anche Deva è consigliatissimo. Bene, il video finisce qui, io vi lascio in descrizione il link al sito web di Tata iLab in cui potete dare un'occhiata più nello specifico a queste opere che ho presentato nel video, ma anche a molte altre, e se vi attrae un fumetto in particolare potete acquistare direttamente lì sul loro sito. Lasciate un bel like per sostenermi e iscrivetevi se non lo siete ancora. Arrivederci a tutti e al prossimo video. Adesso che il video è finito, pensateci un attimo: quanto sarebbe figo se un videogioco entrasse davvero nella realtà? E l'importante è che non siano i Dark Souls.